Padre Pio definiva i gruppi di preghiera focolai di fede, vivai d'amore. Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi quest'oggi dei rappresentanti del gruppo di preghiera Padre Pio di Brescia, al quale do il benvenuto. Sono il signor Germano Piardi, buongiorno, Buongiorno. ben trovato. Il signor Alfredo Bignotti, buongiorno. Buongiorno. E sua moglie, la signora Caterina Lombardi, buongiorno, Buongiorno. ben trovati. Allora, un gruppo di preghiera intitolato a Padre Pio che si trova a sede a Brescia, dunque. Ci spostiamo idealmente al nord, signor Germano. Come nasce questo gruppo? O meglio, partiamo dalla sua storia personale. Va, tutto nasce grazie a suo padre. Ecco, dunque negli anni 60 mio padre bada Padre Pio perché mio fratello in un incidente stradale subì una commozione cerebrale ed ebbe un frammento osseo nel cervello e non riuscirono a tirarglielo via. Nel giro di pochi mesi, una volta dimesso dall'ospedale, gli vennero degli attacchi epilettici e gli rimasero quotidianamente, dovette perdere il lavoro e mi ricordo che andava per la strada con delle mollette, quelle che usano per attaccare la biancheria e doveva metterle in bocca altrimenti si sarebbe tagliato la lingua a Certo, metà. a causa insomma di I questa. suoi amici, anche loro avevano queste mollette. Però Padre Pio in casa nostra non c'era. C'era mio padre che era devotissimo di Padre Pio, però io in particolare ero lontano da Padre Pio e poi anche dal Signore. Erano gli anni 60, quelli in cui Eravamo negli suo anni padre, 60, ecco. allora negli anni 60 mio papà, convinto di quello che vuol fare, prende un amico, avevano una 500, una Topolino. Parte da Brescia, viene da Padre Pio. Dunque al 60 eravamo, muore nel 68 Padre Certo. Pio, no? E mi ricordo che quando, io non so quello che gli disse, so solamente che quando tornò, Padre Pio, e lui disse, Padre Pio mi ha detto di far operare Osvaldo, che si chiamava Osvaldo, mio fratello, e mi ha messo la mano sulla testa, al che io dicevo, non dico quello che pensavo, dicevo, ma un Padre Pio è un fanatico, ma tu dai retta, comunque sia, mio fratello venne operato a Padova, nell'università di Padova c'è un ospedale, e guarì. Cioè quello che Padre Pio gli aveva detto, mio papà l'aveva fatto, mio fratello l'aveva accettato, e mio fratello non ebbe più gli attacchi epilettici, tant'è vero che dopo frequentò l'università e ottenne anche un lavoro in banca. Insomma, il trauma che subì nei tempi passati scomparve, non ci fu più niente. E fu Certo, quindi un guarito bravo ragazzo, guarito completamente. completamente. Però questa vicenda non lo ha, No, a me non mi a lei no, toccava. appunto non l'ha No, no, toccato no, no, assolutamente. Quando, com'era la sua no, 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 no. vita prima di entrare nel gruppo di preghiera, prima di Sì, sì, conoscere sì, Padre sì. Pio? Io mi sposo nel 64, sono un attivista sindacale, frequento partiti che sicuramente non sono con la Chiesa, mi mandano anche a Roma a fare dei corsi e mi dicono che la Chiesa è l'origine di tutti i mali, in particolare che è contro i lavoratori. Io ne sono convinto. E mi sposo nel 64, nel giro di 4 anni ho 3 figli. Allora, lavoro tanto e do soldi alla mia famiglia, ma non sono un padre né un marito. E questo non, avevo una moglie che mi voleva bene, l'ho sposata, aveva 18 anni, pensate un po', 18 anni lei e 24 io. E a me interessava andare a casa la sera alle 11 e mezzanotte, quando mi pareva, e trovare la moglie e i figli. Ma però li amavo, però la mia testa era nel partito, nel sindacato, era altrove. E poi purtroppo bestemmiavo, famiglia, mi arrabbiavo tanto con mia moglie. Completamente lontano dalla Sì, Chiesa e sì, possiamo sì, dire sì, anche sì, lontano dalla sua sì, 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 famiglia. non ero, Ecco. non ero, non ero, non ero
un uomo, Era non era un presente, uomo. per quanto riguarda le necessità, Sì, fisiche, solo, economiche della sua famiglia, però sì. comunque lontano per Sì, quanto sì, riguarda sì, sì, l'affetto. sì, E poi che sì. cosa è Succede successo? che, grazie a Dio, il mio fegato si ammala e devo essere ricoverato all'ospedale. In quel frattempo mia moglie non ne può più e va a casa sua, rimango solo a casa. Si prende i tre figli e io comincio ad avere delle angosce da pazzo. Quando rientro la sera e non trovo più non sento i figli e non vedo la moglie, allora comincio a capire qualcosa. Allora vengo ricoverato all'ospedale, devo fare una biopsia, dovrei essere sottoposto a un intervento chirurgico. E il giorno prima acquisto una rivista e sto rivista parla di Padre Pio, a puntate parla di Padre Pio. E io mi ricordo che la notte dico così, nella mia incredulità, che poi davo contro mio padre, ero contro i preti, non ne parliamo poi, e dico: Padre Pio, insomma, stando a sto giornale, hai aiutato tutti, dammi una mano, dai, che beh, vorrei fare, vorrei guarire, vorrei avere niente, continuare a fare la vita di prima. Cioè, non pensavo in quel momento che avrei dovuto cambiare vita, avrei dovuto andare incontro a mia moglie, incontro i miei figli, e il mattino, qui verso le 5, io mi ricordo che ero sveglio al massimo perché non ho dormito la notte. E c'erano quelle luci che illuminano il sottotetto, quelle luci che hanno negli ospedali che illuminano Il il soffitto. soffitto, ecco il soffitto della camera, che non è che illuminavano bene la stanza, era una penombra. E vedo, eravamo in una cameretta dell'ospedale civile degli infettivi di Brescia e ero vicino a un ragazzo che purtroppo è morto, era un ragazzo che si drogava. Vedo la figura del frate, austero, che mi guarda con una faccia proprio non da cattivo, severo. E poi si apre la porta, entra l'infermiera che doveva fare delle medicazioni a questo ragazzo. E io avrei dovuto andare via perché avevo problemi di una patologia, problemi di pressione, non mi avrebbero sottoposto alla biopsia e avrei dovuto ritornare in un altro momento. Fortunatamente in quel periodo avevo una suora che mi voleva bene, e la quale allora l'infermiere mi disse: guarda che oggi vai via, appena che arriva il professore firma il cartellino e devi andare a casa. E io ho cominciato a parlare, ma non per mia volontà, perché qualcuno mi diceva quello che dovevo dire. Ho cominciato a dire: Padre Pio è qua, mi dà una mano e voi non potete farmi andare a casa, perché io devo fare la biopsia. Ma come? Tu sei matto. E l'infermiere era mio amico, era una persona di sinistra, no? Ecco, chiamiamolo così, no? Eravamo anche amici, e mi dice: ma stai dando i numeri? E lui disse: ma sai almeno quello che stai dicendo? No, 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 io non vado via, non vado via. Qui verso le 7 arriva la suora e mi dice: ma cosa stai facendo, Piardi? C'ho Padre Pio che mi dà una mano, non vado via. E lei mi dice: io ci credo quelle cose qua, ma devi andare via perché se arriva, si chiamava il dottor Delaini, quello guarda che ti prende a calci. Insomma, io cosa faccio? Ero in pigiama, parto, vado nella saletta operatoria, mi siedo su uno sgabello. Mi ricordo che ero uno sgabello messo in un angolo e ho detto: di qua non esco se non mi fate la biopsia. È arrivato il professore, ho sentito che nel corridoio discutevano, la suora mi teneva e poi anche il mio amico infermiere che la pensava come me mi dette una mano, mi sottoposero alla biopsia. E la cosa andò bene perché lui disse: ma che Padre Pio, eravamo in tre sottoposti alla biopsia, uno gli forò la pleure, uno sbagliò, non riuscì a prelevargli il siero abbastanza perché ha dovuto rientrare dopo 2 mesi, e la mia è andata bene. Non sono guarito, però da lì il mio cervello è cambiato.
Non è guarito fisicamente, forse, No, signor Faghi, ma fisicamente signor va Germano, bene. ma è guarito, Dentro ecco, dentro il suo cuore, è guarito in un certo senso. E poi da lì parliamo degli anni Ottanta, se non sbaglio, più o meno, sì. ecco. E Da lì poi è da qui lì è stato c'è tutto un tutta una crescendo. storia di crescendo, cioè ho cominciato ad assaporare il piacere di andare a messa. E così, e poi un giorno Padre Pio mi ha fatto incontrare un gruppo di preghiera a Brescia. C'era una signora, figlia spirituale di Padre Pio, si chiamava Ines Battaglio, la quale erano anni che portava avanti un gruppo, aveva bisogno di qualcuno che gli desse una mano. E un giorno passai vicino a una chiesa a Brescia, dove si era esposto l'incontro di preghiera, e avevo un lavoro che riuscivo a interromperlo e a fare un po' quello che volevo. Vado a questo incontro di preghiera di Padre Pio, questa signora si avvicina a me e mi dice: "Ma da che parte viene lei?" E io dico: "Io vengo qua libero, però da un po' di tempo sento che, insomma, voglio bene a Padre Pio, ma perché non mi dà una mano?" Mi tira dentro. Mi tira dentro e lì si comincia a lavorare. Comincio a Siccome lavoravo nel settore dei trasporti, comincio con lei a organizzare dei viaggi a San Giovanni Rotondo. E nascono altri gruppi e la storia continua. La storia continua. La Tra, poi, storia tra qualche continua. istante mi racconterà da quanti anni venite a San Sì, Giovanni sì, sì, Rotondo e sì, come sì, sì, sì. è formato il vostro gruppo di preghiera. Signor Alfredo, lei invece che testimonianza ha riguardo Padre Pio? Come l'ha conosciuto e perché è devoto del Santo di Pietrelcina? Ma diciamo per motivi di salute. In famiglia c'è stato delle malattie. E tra la malattia del figlio, quando si è guarito un po', diciamo, stava bene lui, è toccato a me a malarmi. Chissà perché, però insomma si è risolto tutto bene. E io sicuro che Padre Pio ha pensato qualcosa a noi, perché mi ha chiamato lui a venire, ha iniziato a venire nel 2000, 2001, 2002. Prima di allora, prima appunto di questa malattia e di queste sofferenze, conoscevate già Padre Pio? Non Ma c'era tanta devozione. no, no, Ah no, no. no, no, non sapevamo neanche che esistesse. Ci ha chiamato a venire a San Giovanni Rotondo una volta e abbiamo iniziato e c'è qualcosa che lui ci aiuta e mi vuol vedere sempre, ecco. E allora mi aspetta, perché sono sicuro che lui mi aspetta e io vengo a trovarlo tutti gli E lei viene anni, tutti ecco. gli anni. Anche lei e sua moglie fate parte del gruppo di preghiera? Sì, col signor Piadi qua ci coinvolge, ma è qualcun altro che ci coinvolge. Lui è una Lei è uno guida strumento, che diciamo, ecco. ecco. Allora, signor Germano, il gruppo di preghiera esiste dagli anni 80, dall'82 precisamente, quindi un gruppo di preghiera longevo. Quanti siete e che cosa fate? Ma quanti siamo? Non è solo un gruppo di preghiera, il gruppo di preghiera siamo un 5, 50, 5, 60, dipende poi dai momenti, però una Certo. cinquantina di persone sicuro. Ma poi il gruppo che avevo iniziato con la signora è un gruppo che è della città, poi ci sono tanti gruppi a Brescia, Ah, diversi gruppi di diversi. preghiera. Poi a un certo punto io mi sono staccato dalla signora perché i cappuccini di Brescia avevano i gruppi negli anni precedenti, poi li avevano tralasciato un po' la spiritualità dei Padre Pio, perché da noi ci sono altri santi che sono sentiti. Allora cioè sono andato dai cappuccini, abbiamo iniziato il nuovo gruppo, che poi era il vecchio gruppo che era stato lasciato da una figlia spirituale che era morta, e da lì c'è stato un coordinamento dei gruppi. In tanti paesi sono nati i gruppi, non dico grazie a noi, però anche perché ci siamo interessati noi. Ma adesso non Certo, ci faccio mancherebbe. l'elenco, però i gruppi di preghiera di Padre Pio nel Bresciano sono 22-23 registrati da Casa Sollievo. Poi ci sono quelli Quelli che si insomma trovano spontanei, così, quelli che. ecco così. Un'altra curiosità, che vi incontrate settimanalmente, c'è un sacerdote che vi segue Mensilmente, mensilmente. sì. Fino a poco tempo fa ci si incontrava molto di più, si facevano i ritiri spirituali. Poi noi siamo collegati molto col Veneto, dove c'è Donnello Castello, dove allora venivano da noi, perché adesso Don Attilio Negrisolo, i frati di Padre Stefano Manelli. E abbiamo avuto delle figure carismatiche che hanno coinvolto i nostri gruppi, e hanno coinvolto anche i vescovi.
cioè hanno vivuto dei momenti felici, felici dove il Padre Pio era conosciuto nel vero senso della parola. La spiritualità di Padre Certo. Pio veniva interiorizzata e vissuta dai gruppi, viene anche oggi. Però ci sono oggi, ma ci mancano un po' quei supporti. Po' quelle guide, ecco. Sì, ci troviamo a Caravaggio una volta all'anno, così, ecco. Però abbiamo dei sacerdoti che sono bravi e che portano avanti il Padre Pio spirituale, che è quello della Chiesa. È quello che bisogna È far quello, conoscere. sì. Ecco, Ogni qualvolta venite a San Giovanni Rotondo e poi ritornate a casa, che cosa no. riportate indietro? Io non lo dico perché porto una gioia immensa, porto una carica dentro che mi dà modo di affrontare i problemi di salute perché ne ho anch'io come gli altri, eh. Però li metto in secondo piano e anche gli altri, eh. Praticamente tanta gente viene giù con i suoi problemi di salute come l'amico e poi si dice Padre Pio, guarda che c'è ancora qualcuno che ha più bisogno di te, dammi la fede. Che vogliamo salvarci l'anima, vogliamo lavorare per la Chiesa. Ed è Sono. questa, è una bellissima testimonianza quella che ci ha dato Non Signor ci interessa Giovanni. più la salute, ci interessa solamente far conoscere Dio agli altri, come l'abbiamo, come Dio ha permesso che noi l'abbiamo conosciuto tramite Padre Pio. Bene. E lei, signor Alfredo, che cosa porta a casa? Che cosa portate a casa dopo un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo? Ormai sono 10 anni che venite qui. Beh, una serenità, diciamo, perché qua si vedono anche molte gente che sta peggio di noi e a volte ci diciamo, ma io non è che venga a chiedere qualcosa, io vengo solo per ringraziare, perché c'è tanta gente che ne ha più bisogno di noi e questa è una serenità che non si può descrivere. La Ci sanità rimane che uno poi dentro, si porta a casa e che portiamo comunque poi dentro di noi. appunto diffonde anche in famiglia, immagino nei luoghi di lavoro, con i parenti, con le persone che ci stanno più a Beh, cuore. quello senz'altro è un continuo tutti i giorni. Qua veniamo una volta all'anno, ci sarà quelli che possono venire di più, Certo. perché è lontano, ma però col pensiero ci siamo sempre, ecco, qualcosa c'è. Bene. Come ho ricordato all'inizio, Padre Pio amava definire i gruppi di preghiera vivai di fede, focolai d'amore, quindi davvero una definizione molto bella che rappresenta e definisce appieno i gruppi di preghiera oggi sparsi per il mondo. Io ringrazio gli amici che sono venuti a trovarci, saluti a tutto il Grazie. gruppo di preghiera Padre Pio di Grazie. Brescia, siete in tanti, quindi sarebbe stato impossibile ospitarli tutti nel nostro studio, comunque davvero grazie, anzi portate a loro il nostro saluto, grazie a Germano, ad Alfredo e alla signora Caterina per essere stati con noi Grazie a voi. quest'oggi. Grazie a Bene, voi. grazie per la vostra bella testimonianza, noi ci fermiamo qualche istante, restituisco la linea alla regia e poi di nuovo insieme.